anni 50 l'automobilismo era uno sport e fra piloti stessi di una squadra avversaria c'era un rapporto di amicizia, un rapporto di cordialità. Era un altro mondo. Io credo che il futuro sia perfettamente allineato con il passato. Noi ci troviamo a un punto, diciamo, di snodo fra un passato glorioso e un futuro che vorremmo fosse altrettanto glorioso. L'Alfieri è nata come un omaggio al centenario della Maserati. Dopo il successo che la vettura ha riscosso al Salone di Ginevra e nelle circostanze successive, si è deciso di portarla in produzione. Adesso il nostro sforzo è quello di realizzare una vettura di serie che sia il più vicino possibile al concept che abbiamo presentato nel tempo più breve possibile. Ogni periodo c'è il suo campione. Io ho sempre investigato e richiesto a tutti i vecchi meccanici anni 30-40 sicuramente Nuvolari, anni 50 Fangio. Fangio era un professionista talmente serio che già una settimana prima della corsa lui pensava già a giorno della corsa, lui si faceva il circuito, c'era 4-5 km a piedi, guardava il brecciolino, guardava la pista. L'Alfieri rappresenta un punto di contatto fra delle prestazioni estreme ma anche il comfort e la classe del disegno di una vettura Gran Turismo. I nostri clienti erano delle persone che oltre che guardare la velocità guardavano anche la finitura della macchina, guardavano il comfort, sì anche la velocità ma soprattutto le finiture, erano dei signori. E allora molti nomi famosi, quando ho cominciato la serie di Perse che avevo un 3500 con 250 cavalli, volevo una vettura più potente, abbiamo domesticato appena un motore 450 S della Sport, abbiamo portato 5000 e l'abbiamo montato su una carrozzeria Touring che si chiama Scia di Persia, ne sono state fatte due. Questa è una vettura sportiva di uno stile molto italiano, quindi uno stile che sia al tempo stesso semplice, dinamico, di buon gusto, non sovraccarico, essenziale. Direi la tradizione del design italiano che segna il futuro per una Maserati che sarà una marca allo stesso tempo di vetture di grande diffusione e di vetture estremamente sportive.